Sia lodato Gesù Cristo. Ha fatto talmente tante cose, Padre Pio, che raccontarle tutte è impossibile. Oggi ho ritrovato la sua prima bilocazione. Sembra una favola, è commovente anche perché si vede la grazia all'opera. Allora vi racconto la prima bilocazione che ha avuto Padre Pio. Aveva soltanto 17 anni ed era ancora studente di filosofia, non era ancora sacerdote. Scrive al suo padre spirituale: giorni fa mi è accaduto un fatto insolito. Mentre mi trovavo in coro con Fra Anastasio, erano circa le 23 gennaio 1905, quando mi trovai lontano in una casa signorile dove il padre moriva mentre una bimba nasceva. E qua descrive anche la scena. Il padre della ragazza era iscritto alla massoneria e viveva davvero massone. Nella malattia che doveva portarla alla tomba, il palazzo dove si trovava era sorvegliato giorno e notte dai fratelli massoni perché non vi entrasse alcun sacerdote. Qualche ora prima della morte, la moglie Leonilde, religiosa e pia, era presso il letto del moribondo, raccolta in lacrime e in preghiera, quando all'improvviso vide uscire dalla camera e allontanarsi attraverso la galleria del palazzo la figura quasi evanescente di un frate cappuccino. Si alzò subito, lo chiamò e lo seguì nella galleria mentre il frate si dileguava. Era addoloratissima, pensando che il marito stava morendo senza assistenza religiosa. In quel momento sentì il cane di guardia legato all'ingresso del palazzo ululare, presentendo la prossima fine del padrone. La donna, non potendo sopportare quel continuo guaire del cane, scese la scalinata per slegarlo. Fu precisamente in quell'istante che, presa dalle doglie del parto, con incredibile celerità diede alla luce una graziosa bimba con l'aiuto dell'amministratore del palazzo. Appena la giovane madre partorì, ancora sanguinante, ebbe tanta forza e coraggio da prendere nelle sue braccia la neonata, risalire la scalinata, posarla sul letto e correre presso il marito moribondo. Padre Pio, in quell'occasione, gli appare la Madonna, Maria Santissima, e mi disse: affido a te questa creatura. È una pietra preziosa allo stato grezzo, questa bambina appena nata. Lavorala, levigala, rendila il più lucente possibile, perché un giorno voglio adornarmene. Padre Pio rispose alla Madonna: come sarà possibile se io sono ancora un povero chierico e non so se un giorno avrò la fortuna e la gioia di essere sacerdote? E anche se sarò sacerdote, come potrò pensare a questa bimba, essendo io molto lontano da qui? La Madonna soggiunse: non dubitare, sarà lei che verrà da te, ma prima la incontrerai in San Pietro a Roma. Padre Pio conclude: dopo di ciò mi sono ritrovato di nuovo in coro. Questa è la prima bilocazione che ha avuto Padre Pio. La bimba si chiamava Giovanna Rizzani. La vedova, rimasta sola con i bambini, decise di trasferirsi da Udine a Roma. La piccola Giovanna è cresciuta sotto la vigile sguardo della mamma e dei parenti nella fede religiosa. Però all'ultimo anno di liceo si trovò in tanti dubbi instillati dai professori agnostici e increduli. Non trovò un sacerdote disposto ad illuminarla
e a dissipare i suoi dubbi. Un tardo pomeriggio dell'estate del 1922, Giovanna si recò con un'amica nella Basilica di San Pietro, sperando di incontrare un sacerdote dotto e santo che gli illuminasse i dubbi della fede. Ma a quell'ora non vi era il servizio di sacerdoti. Incontrò uno dei sagristi, al quale domandò dove trovare un sacerdote, e il sagrista rispose che, data l'ora tarda e quasi la chiusura, i sacerdoti al servizio delle confessioni erano andati via. Poi aggiunse: «Ci vuole ancora una mezz'ora per chiudere. Girate, potrebbe darsi che ne incontrate qualcuno». Le due giovinette, giunte nel centro della basilica, dove comincia la crociera, si diressero a sinistra e qui incontrarono un giovane sacerdote cappuccino. Giovanna lo avvicinò e gli chiese se potesse ascoltarla per rasserenare il suo animo. Il padre rispose di sì ed entrò nel secondo confessionale. La ragazza disse: «Padre, non sono venuta per confessarmi, ma per essere illuminata in tanti dubbi di fede che mi tormentano, specialmente quello sul mistero della Santissima Trinità». Il padre, con parole semplici e facili, cominciò a dissipare le ombre del suo dubbio. Uscita raggiante di gioia, dopo aver ricevuto la benedizione, si tolse dallo sportello del confessionale, si avvicinò all'amica esclamando: «Quanto è buono questo frate! È un sacerdote dotto e santo, mi ha dissipato ogni dubbio. Aspettiamo che esca dal confessionale per chiedergli l'indirizzo della sua residenza, così quando avremo bisogno di confessione e di consigli andremo da lui». Il padre cappuccino non usciva dal confessionale. Ripassò il sagrista: «Signorine, siete pregate di uscire dalla basilica, bisogna chiudere». Allora Giovanna rispose: «Nel confessionale c'è un padre cappuccino, aspettiamo che esca per baciargli la mano». Il sagrista, temendo di chiuderlo dentro, si avvicinò, aprì lo sportello e non vide nessuno. «Signorine, qui non c'è nessuno». Giovanna, turbata e sbalordita, esclamò: «Da dove è uscito? Siamo state qui senza muoverci e non l'abbiamo visto uscire». Nel 1923, quindi, quando aveva 18 anni, da giovane universitaria, questa ragazza va per la prima volta a San Giovanni Rotondo senza aver mai conosciuto Padre Pio. Era un pomeriggio, il corridoio della piccola sagrestia era gremito di fedeli. La signorina Giovanna si trovò davanti nella prima fila e Padre Pio, passando, la guardò, si avvicinò. «Giovanna, io ti conosco. Tu sei nata il giorno in cui morì tuo padre». A queste parole la ragazza rimase sbalordita. Come poteva sapere Padre Pio il giorno della sua nascita in coincidenza con la morte di suo padre? Il mattino seguente Padre Pio confessava le donne senza prenotazione. E quando è andata questa ragazza le disse: «Figlia mia, finalmente sei venuta. Da quanti anni ti sto aspettando?» La ragazza immediatamente rispose: «Padre, che cosa volete da me? Io non vi conosco. È la prima volta che vengo a San Giovanni Rotondo. Ho accompagnato la zia. Forse avete preso un abbaglio. Mi avete scambiata con qualche altra ragazza». Padre Pio: «No, non mi sono sbagliato né ti ho scambiato con un'altra ragazza. Tu già mi conosci». E Giovanna: «No, padre, ripeto, non vi conosco, non vi ho mai visto». E Padre Pio: «L'anno scorso, in un pomeriggio d'estate, ti recasti con un'amica nella Basilica di San Pietro in cerca di un sacerdote che ti avesse illuminata dai tuoi dubbi, è vero?» «Sì, padre, è vero». Padre Pio: «Si presentò un padre cappuccino, il quale ti ascoltò, dissipò i tuoi dubbi e ti ridò serenità. Ti ricordi?» «Sì, padre, ricordo benissimo.
quel cappuccino ero io. Alle parole di Padre Pio, la ragazza rimase emozionata e allibita. Ecco svelato il mistero della scomparsa del padre Cappuccino dal confessionale in San Pietro a Roma. Padre Pio si era bilocato, come altri anni prima, molti anni prima, la Madonna aveva predetto: non dubitare, sarà lei che verrà da te, ma prima la incontrerai in San Pietro. Padre Pio continuò: figlia mia, ascoltami. Quando tu stavi per nascere, la Madonna mi ha portato a Udine nel tuo palazzo. Mi ha fatto assistere alla morte di tuo padre, dicendomi: vedi, in quella camera sta morendo un uomo, è il capo della famiglia. Egli è salvo per le preghiere e per le lacrime della moglie e per mia intercessione. Tu prega per lui. Poi la Madonna riprese: la moglie dell'uomo che muore sta per dare alla luce una bimba. Affido a te questa creatura. È una pietra preziosa allo stato grezzo. Lavorala, levigala, rendila il più lucente possibile, perché un giorno voglio adornarmene. Figlia mia, disse Padre Pio, sei stata affidata alle mie cure dalla Madonna. E quando io gli ho risposto che mi sarebbe stato impossibile prendermi cura della tua anima a causa della lontananza, lei mi ha detto che saresti stata tu a venire da me, ma prima ti avrei incontrato in San Pietro. E così è avvenuto. È ora che io prenda cura della tua anima. Allora la ragazza, emozionatissima, scoppiò a piangere e rispose: padre, ditemi che cosa devo fare. Mi devo fare suora? Padre Pio: nulla di tutto questo. Verrai spesso a San Giovanni Rotondo, avrò cura della tua anima e conoscerai la volontà di Dio. In seguito te le indicherà la via del matrimonio. La ragazza, benedetta da Padre Pio, si tolse dal confessionale con le lacrime agli occhi tra la meraviglia e la curiosità della zia. Giovanna però conservò gelosamente il suo segreto, si mise sotto la direzione spirituale di Padre Pio e spesso da Roma andava a San Giovanni Rotondo per essere diretta e illuminata dal caro padre nelle vie della perfezione. Un giorno in confessionale le chiese: padre, mi volete bene davvero? E Padre Pio: come non dovrei volerti bene? Tu sei il primo parto del mio cuore. Dopo qualche tempo, Padre Pio chiese a questa sua figlia spirituale: desidero tanto che entri a far parte della famiglia francescana nel terzo ordine. È mio ardente desiderio che tutti i miei figli spirituali appartengano a una famiglia francescana per sentirmi vero padre e fratello. La ragazza, con animo sovrabbondante di gioia, rispose all'invito del caro padre, il quale le impose lo scapolare e il cordone all'altare della Madonna delle Grazie, dandole il nome di Suor Jacopa. Quando la signorina si sentì il nome di Jacopa, impallidì e disse: padre, che brutto nome, non mi piace, datemi il nome di Suor Chiara. Padre Pio: no, ti chiamerai Suor Jacopa. La ragazza: perché mi date questo nome? Padre Pio: hai letto la vita di San Francesco? In un capitolo si legge di una nobile romana, Jacopa dei Sette Soli, chiamata da San Francesco madre carissima del nostro ordine e nostro fratello Jacopo, o nostro fratello Jacopa, per la sua grande carità e generosità verso i frati e per il suo carattere forte nel proteggere e difendere l'ordine. Ebbene, questa signora ebbe il privilegio di assistere alla morte del serafico padre San Francesco. Ricordati che un giorno tu assisterai alla mia morte. Nell'ultimo anno della vita terrena di Padre Pio,
Giovanna per alcuni mesi si assentò da San Giovanni Rotondo. Un giorno Padre Pio le fece sentire la sua voce: «Vieni subito a San Giovanni Rotondo perché me ne vado. Se tardi non mi vedrai più». L'anziana signora, senza perdere tempo, accompagnata da un'amica, si recò subito a San Giovanni Rotondo. Quattro giorni prima della morte di Padre Pio ebbe la gioia di confessarsi da Padre Pio. Il padre le disse: «Questa è l'ultima confessione che fai con me. Ora ti do l'assoluzione da tutti i peccati commessi dall'uso di ragione fino a questo momento». La signora: «Perché, padre?» Padre Pio le disse: «Già te l'ho detto che non posso più confessarti perché me ne vado. È arrivata l'ora mia. Gesù mi viene incontro». La signora capì subito che il Padre Pio stava per lasciare questa terra e con le lacrime agli occhi si tolse dallo sportello. Si fece davanti per baciargli la mano e per offrirgli 50.000 lire a beneficio dell'ospedale. «Padre Pio, ti ho detto di tenerti il denaro perché ne avrai bisogno. Ti tratterai qui ancora parecchi giorni», alludendo alla permanenza prolungata a causa della morte e dei funerali. E la signora scoppiò a piangere. Nel pomeriggio del 22 settembre del 68, mentre sul piazzale, Padre Pio, dopo quella sera, Padre Pio aveva benedetto più volte migliaia di figli spirituali venuti da tutte le parti del mondo, erano il ritiro, l'incontro dei gruppi di preghiera. E poi è tornato nella sua cella a prepararsi all'incontro con Sorella Morte. Ecco, fu allora che Giovanna si trovò in spirito per assistere al suo beato transito, come le aveva predetto il caro padre molti anni prima, quando la vestì terziaria francescana e le impose il nome di Suor Jacopa. La pia signora assistette minuto per minuto alle ultime ore del padre. Lo vide soffrire, lo vide pregare, confessarsi con padre Pellegrino, rinnovare i voti religiosi. Lo vide alzarsi dal letto e portarsi da solo sulla veranda. Vide poi i tre medici in camice bianco che lo assistevano. Vide padre Paolo che gli somministrava l'olio santo. Quando padre Pio spirò, la signora emise un forte grido: «È morto padre Pio, è morto padre Pio!» Svegliò l'amica e tutta la pensione. Si vestì frettolosamente, uscì dalla pensione e corse sul piazzale del convento, dove già si erano radunate molte persone, mentre un padre cappuccino dava l'annuncio ufficiale della morte di Padre Pio. Sono tantissimi questi aneddoti nella vita di Padre Pio, che però fanno trasparire la grazia, la vicinanza del Signore. Qui è Maria che si prende cura di una bambina sin da piccola attraverso Padre Pio per portarla alla perfezione della vita spirituale. E Padre Pio, avete visto, l'ha seguita tutta la vita, l'ha seguita tutta la vita. E così ha fatto con migliaia di suoi figli spirituali, e questo lo sta facendo ancora di più. Dal cielo, dal paradiso, non ha più limiti di tempo e di spazio. Allora oggi noi gli possiamo chiedere certamente una grazia, ne ha fatte di tutti i tipi, per la guarigione, per la conversione, ma possiamo anche chiedere la grazia che la Madonna ha riservato a questa ragazza qui, quella di, dice, rendila la sua anima più luminosa possibile. Possiamo anche chiedergli un consiglio per fare un passo in avanti nel nostro cammino spirituale, nel nostro cammino verso il Signore. Ognuno gli chiederà la grazia di cui ha bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.